Buona giornata a tutti. Salve. Chi vi parla è Claudio Simeoni. Stiamo discutendo in maniera un po' animata qua con il radio in studio, abbiamo una forte discussione filosofica e adesso cerchiamo di riportare l'ordine. Come dicevo, il discreto è questo, che non mi dice va. Dio te l'ha rubato. Dio te l'ha rubato. Dio te l'ha rubato per punirti. La trasmissione oggi comincerà con un po' di confusione. Esatto. Di confusione che oltretutto deve caratterizzare anche Radio Gamma 5, perché vi ricordo che Radio Gamma 5 è l'unica radio di questo mondo, appunto, l'assoluto Franco Cararo. E poi la dimostrazione è che dal caos, appunto, nascono l'ordine, nasce l'ordine, dal caos nascono le idee. Dico, esatto. Perciò, come la dimostrazione che il caos è sempre appunto un'animazione di tutto che porta informazioni. Come sentite anche in radio oggi siamo tutti molto molto frizzanti, ma in effetti, siccome io sono molto stanco, fra poco mi riposerò andando a lavorare in fabbrica facendo i turni notturni, perché finalmente è giusto che anch'io mi riposi. Ciao ragazzi. Ciao. Bene, prendiamo in mano un attimino la trasmissione. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano Auto Marghera, indirizzo dell'Istituto Mercato degli Studi Politeisti e casella postale 53 Marostica, Vicenza. Allora, ricordandovi che domani sera ci vediamo tutti a Marostica per il 18° incontro di magia, stregoneria e paganesimo. Ormai siamo arrivati alla fine del ciclo, sono 20 incontri in totale. E il luogo di incontro è a Marostica, via Montello 66, via Montello, vi ricordo che è statale che da Marostica porta a Bassano. Ci troviamo dalle 8.15 alle 8.40, 8.45 sì, al massimo. Dalle 20.15, 20.45. Sì. E dopo andiamo tutti quanti nella sala del dibattito. Prego tutte le persone nuove che ci sono di venire con una certa puntualità. Gli altri magari sanno anche dov'è il posto e magari ci vanno direttamente, però mi raccomando, siate con una certa puntualità, ecco, perché dopo non lasciamo nessun recapito, per cui non ci trovate. C'è anche, perché appunto mezz'ora è più che sufficiente, appunto, perché le persone da arrivare, di conseguenza anche inutile star lì a perdere tempo ad aspettare ulteriormente oltre le 20.45. Perciò appunto domani sera, appunto, via Montero 66, dove c'era la sede dell'Interregionale Veneta, dove c'era la sede di Radio Gamma 5, sul piazzale ci troviamo e poi partiamo. Perciò la massima puntualità e di conseguenza dopo si può fare il dibattito. Il dibattito di domani tratterà sull'attenzione. Sarà un po' una ricapitolazione di quello che abbiamo fatto fino ad oggi, perché vi ricordo che l'attenzione è l'espressione di noi stessi ed è in realtà la nostra trasformazione, e nell'attenzione interviene quello che noi costruiamo nella vita, cioè il nostro corpo luminoso. Pertanto parleremo di questo. E dopo altri due dibattiti, l'intento è pronto, Francesco, sì. Il sognare è quasi pronto, e a luglio finiamo questo ciclo e dopo ci pensiamo. Questa sera, nella trasmissione serale dalle 19 alle 20, vi farò sentire l'ultimo dibattito che abbiamo fatto. L'ultimo dibattito che era, Francesco, che non mi ricordo neanche più. Neanche io mi ricordo. Sospensione del giudizio. sì, perché ormai abbiamo talmente tante cose di qua e di là che perdiamo un pochino la tramontana. Va bene, Francesco, hai qualcosa da dire a parte internet? No, c'è una cosa che io purtroppo nella fretta me lo sono dimenticato. Ma per chi appunto è nella zona di Vicenza, oggi è uscito il giornale di Vicenza con un'intera pagina dedicato alle molestie dei sacerdoti, e c'è appunto anche una trascrizione di una trasmissione appunto del vescovo di Vicenza Nonis, in cui lui fa la sceneggiata di chiedere pubblicamente scusa su una trasmissione radio a una donna che aveva subito una violenza da parte di un sacerdote. La polemica è sorta perché Monsignor Tonini, il famoso Tonini, quello che ha detto che potrebbe succedere uno scandalo in Italia, che la Chiesa Cattolica potrebbe trovarsi in difficoltà, ha fatto l'affermazione che se lui venisse a sapere che un suo sacerdote è pedofilo, ci penserebbe prima di denunciarlo. Al che è partito un dibattito, il giornale di Vicenza oggi dà relazioni di questo, chi vuole documentarsi c'è in pagina intera, e di conseguenza c'è anche appunto l'indicazione chiara di com'è il comportamento della Chiesa Cattolica, perché Monsignor Tonini, che passa sempre per il più disponibile, il più aperto, quello che viene utilizzato come uomo immagine, con termine appunto corretto che uomo immagine, ha dichiarato che prima di denunciare un sacerdote pedofilo ci penserebbe, che implica che loro si chiamano fuori dalla legge dello Stato, dalle leggi delle comunità, dai regolamenti che possono sussistere tra gli uomini, e loro, in quanto rappresentanti
di un Dio creatore che non è mai esistito, si arrogano il diritto di non sottoporsi alle leggi, di non sottoporsi alle regole e di rifiutare le comunità in cui vivono. E questo qua è già significativo, perciò chi vuole leggere, io purtroppo non la fretta, non ho fatto tempo a prendere sul giornale di Vicenza, comunque è quello di oggi, lo trovate in edicola facilmente, e mi sarà occasione di ritornare sull'argomento. Francesco, trasmissione di oggi. Allora, visto che abbiamo potuto parlarci per tutto il casino che c'era, due iniorfici, Pan e Ercole. Va bene. Eracle. E poi andiamo avanti con la segna stampa. Però volevo fare una cosina, siccome ho trovato una chicca, no? Cioè, sì. Che vorrei far ascoltare subito, che è un pezzo che a me piace moltissimo. E dopo aver letto Pan e Eracle, vorrei rimetterla su per far sentire alle persone. Le parole, c'è un passaggio in cui io non sono d'accordo sulle parole, cioè nelle parole che io faccio. Francesco non sa esattamente cosa, cioè, non sa assolutamente quel caso che c'era in regia, siamo solo salutati, ciao e basta. Esatto. Di conseguenza. C'è solo un passo, però quello che mi interessa è che riusciate a capire, a sentire lo spirito e a prepararvi per dopo, quando la rimetto su alla fine di aver letto Ercole, del come commento agli iniorfici. Allora Francesco, facciamo sentire intanto. Beh, non so cosa sia, perciò è una sorpresa anche per me, l'ascolterò assieme agli ascoltatori. Dopo al limite Francesco mi staccherà la testa, non c'è problemi. Proviamo, va. E questo era il gobbo di Notre Dame che chiamava gli uomini ad essere liberi. E adesso due invocazioni agli dèi immediatamente, e dopo ve la rimettiamo su, e dopo andiamo avanti con la rassegna stampa. Iniorfici, profumo di Pam, Pam invoco possente, pastorale, il tutto il del cosmo, cielo e mare e terra di tutto sovrana, è fuoco immortale. Queste cose infatti sono membra di Pan. Vieni beato, tu che danzi, che corri, che regni con le stagioni, dalle membra caprine, baccante, invasato, che vivi all'aria aperta, che tessi l'armonia del cosmo col canto gioioso, che proteggi dalle apparizioni, terribile fra le paure umane, che ti rallegri di caprai e bovari alle sorgenti, tu che vedi lontano, cacciatore, amico di Eco, che danzi con le ninfe, che tutto produci, di tutto genitore, demone dai molti nomi, signore del cosmo, che dà incremento, che porti la luce, fecondo Paian, che ti rallegri degli antri, dall'ira profonda, vero Zeus armato di corna. Su di te infatti è fissata la distesa sterminata della terra, e si ritira l'acqua dalla corrente profonda del mare infaticabile e l'oceano che cinge con le acque tutto intorno alla terra. Tu, parte aerea di nutrimento, scintilla per i viventi e occhio di fuoco sul capo leggerissimo. Infatti queste cose divine camminano, svariate ai tuoi ordini, con i tuoi disegni, trasformi la natura di tutto, alimentando la stirpe degli uomini nell'universo infinito. Ma beata baccante, invasato, vieni alle libagioni, conformi al rito, concedi un buon compimento di vita, allontanando i confini della terra, la follia panica. Questo è l'inno orfico a Pan. Chi è Pan? È una delle rappresentazioni del principio maschile della vita, solo che Pan rappresenta il principio maschile della vita in sé stesso, e quale rappresentazione nell'essere natura, mentre lo guardiamo con gli occhi dell'essere umano che guarda l'essere natura. Agli occhi dell'essere umano, l'essere natura viene rappresentato essenzialmente dalla nascita di ogni specie ad un suo interno. La nascita rinnova l'essere natura, e l'essere natura è rappresentata agli occhi dell'essere umano come elemento femminile. Agli occhi del veggente questo non è. L'essere natura, agli occhi del veggente, appare come un vortice senza sessualità e composta di due forze. Una è una forza statica, la forza della conservazione, ed è quella che garantisce la persistenza delle specie, e gli esseri umani la identificano con l'essere femminile. Infatti l'essere femminile mantiene la qualità delle specie, la riproduce generazione dopo generazione. L'altra forza appare al veggente come la qualità che emerge nella conservazione della quantità, che è nella conservazione della quantità, che è prerogativa dell'essere femminile, si presentano gli scoppi di energia che manifestano la qualità che emerge dalla quantità e produce le variazioni all'interno delle specie.
Queste variazioni sono variazioni dovute al fattore maschile. Questo ha poco a che vedere col maschile e il femminile come noi li intendiamo all'interno della nostra specie. Hanno a che vedere con la forza femminile e la forza maschile che si presentano nelle specie. Quando interviene l'energia maschile che presenta la nuova qualità che emerge, questa può diventare elemento guida della specie soltanto se viene accolta dal potere femminile che la fa propria e la trasforma in quantità. Ricordate sempre che il paganesimo politeista ritiene l'essere umano, come ogni altro essere della natura, emerso dal brodo primordiale e ha seguito una linea di trasformazioni per scopi qualitativi che ne hanno segnato le trasformazioni dal primo essere unicellulare a quello che si siamo oggi abituati a vedere e considerare. Tutto questo attraverso centinaia di milioni di anni, cioè praticamente le scelte sono state fatte centinaia di milioni di anni e continuano ad essere fatte, però non si può mai prescindere dalle scelte precedenti. Il veggente degli inni orfici fa omaggio a questa forza e ne esalta la qualità quali espressione del piacere di espansione. La visione di Pan come visione pastorale è la visione dell'essere maschile immerso nel femminile. In effetti l'estensore degli inni orfici passa dalla definizione della possanza come elemento in sé alla sua collocazione all'interno dell'essere natura pastorale per collocarlo immediatamente dopo in relazione col cosmo. Subito dopo lo riporta all'interno del cielo, del mare e della terra per poi definirlo come fuoco immortale, il fuoco immortale della trasformazione, il fuoco che trasforma il presente per portarlo nell'infinito dei mutamenti. Si continua con gli aggettivi che vengono manifestati per saltare nella relazione con l'essere umano, gli attributi che qualificano, almeno quelli che sono comprensibili. L'essere maschile, che tanto la ragione dell'essere umano ammira, membra caprine, capacità di bere all'infinito, capacità di attraversare invasamenti, vivere all'aria aperta senza temere caldo e freddo, tessere l'armonia del cosmo, proteggere dalle apparizioni di elementi dello sconosciuto, terribili fra le paure umane e che ti rallegri fra gli uomini, che fanno un lavoro da uomini. Si continua con gli appellativi quale manifestazione dell'essere maschile, portatore di luce, fecondo dall'ira profonda, scintilla dei viventi, eccetera, eccetera, fino ad alimentando la stirpe degli uomini nell'universo infinito. Chi ha steso gli inni orfici è senza parole davanti a tanta meraviglia e tenta di trasformarla in simboli comprensibili per gli esseri umani. L'unica cosa che chiede a Pan, evocando, è l'allontanamento della follia panica. Era una paura temuta dagli antichi ed è tutto sommato la paura della morte, la paura delle paure, scusate. Che cos'è la follia panica? È il terrore dell'essere umano davanti allo sconosciuto. La follia panica prende l'essere umano quando si inoltra nell'inconoscibile. L'inconoscibile è quella parte dell'esistente per affrontare la quale non siamo attrezzati. Esattamente come l'essere feto non è in grado di affrontare la visione degli oggetti in quanto non ha formato compiutamente gli occhi dentro il ventre della madre e non li ha ancora inizializzati uscendo dalla sua vagina. Purtroppo la follia panica spesso prende gli esseri umani quando affrontano lo sconosciuto, quando hanno gli strumenti per leggere quanto non conoscono, ma non hanno il coraggio e l'autodisciplina sufficiente per farlo. In altre parole, il condizionamento educazionale, specie quello cattolico al giorno d'oggi, trasforma l'essere umano in un pavido che viene preso dal terrore di affrontare lo sconosciuto che lo circonda, pur avendo gli strumenti per affrontarlo. Questo è il significato dell'invocazione ad allontanare la follia panica, allontanare la pavidità che ci impedisce di affrontare lo sconosciuto, anche se noi miserabili avessimo solo voglia di rientrare nella vagina di nostra madre invece di incominciare a vivere. Che Pan allontani la follia panica da ognuno di noi. Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'anticristo. Francesco, due parole su Pan prima di fare Ercole. No, io direi che facciamo anche Ercole, poi mandiamo di nuovo il pezzo e poi possiamo anche commentare. Ci va bene? Sempre va benissimo. Perfetto. E allora andiamo avanti con gli orfici profumo di Eracle. Ricordo che io quando ho cominciato a vedere le immagini del paganesimo politeista, Eracle era una cosa da schifi, da non toccare. Cioè, Francesco lo sa bene questo. E ne ha lasciato anche, gli iscritti sono rimasti, oltretutto non è che siano stati cancellati, no? Bene, sentiamo un attimino cosa ci dice l'inorfico a Eracle. Eracle, d'animo vigoroso, di grande forza, prode titano, dalle mani potenti, indomino,
indomito, ricco di fatiche gagliarde, dalle forme cangianti, padre del tempo, eterno e benevolo, indicibile, d'animo selvaggio, molto pregato, onnipotente, che hai un cuore che tutto vince, grande forza, arciere, indovino, che tutto divori, di tutto generatore, fra tutti supremo, di tutto soccorritore, che per i mortali hai dato la caccia e posto fine alle specie feroci, desiderando la pace che nutre i giovani, splendidamente onorata, che da te stesso nasci, infaticabile, il miglior germoglio della terra, lampeggiante di scaglie primigenie, paion di gran nome, che intorno al capo porti l'aurora e la nera notte, passando attraverso 12 lotte da oriente ad occidente, immortale, esperto, infinito, incrollabile, vieni beato, recando tutti i sollievi alle malattie, scaccia le malvagie sciagure, agitando il ramo nella mano, e manda via le chere penose, con velenose frecce alate. Questo è l'inno ad Eracle degli Orfici. Vediamo il commento. Quando alla fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90 scoprì che le linee di tensione che attraversano l'intero esistente non erano soltanto strumenti muti che gli esseri usavano, ma erano consapevoli in se stesse ed esercitavano questa consapevolezza attraverso l'esercizio del loro libero arbitrio, adattamento soggettivo alle variabili oggettive, iniziai ad elaborare il passaggio della stregoneria all'interno del paganesimo politeista. Cosa significa questo? Significa che mentre la stregoneria è l'arte della trasformazione dell'essere umano che agisce nel mondo e non pensa agli enti del mondo come entità dinamiche, il paganesimo politeista riconosce la presenza nel mondo coscienze che agiscono nei confronti dell'essere umano e che lo costringono ad adattarsi. In un secondo momento giunsi alla consapevolezza che il mondo altro non è che un insieme di consapevolezze, ognuna con le proprie specificità, con i propri progetti, con la propria volontà, con le proprie determinazioni, di un immenso gioco della vita, il cui fine di tutto è la costruzione della coscienza universale. In altre parole, l'universo lo possiamo considerare come un insieme di materia, come un insieme di energia, oppure come un insieme di dei. Ciò che cambia non sono gli oggetti del mondo, ma la nostra capacità di relazionarci con gli oggetti del mondo, il punto di vista che noi assumiamo per costruire la vita. A quei tempi scrissi il libro Il Sentiero d'Oro. Lo trovate tutto su internet. In quel il sito è geocities.com/liberazionepagana/index.html o se no www.religioneromana.cb.net. Ah, l'hai rimesso? Sì, è già un pezzo, è stato uno dei primi a essere caricati. Perfetto, c'è ancora questa dicitura. Pensavo non avessi ancora rimesso. No, è da un pezzo che hai caricato. Perfetto, per cui lo trovate in due parti. In quel libro una figura non fu trattata, veramente furono molte, ma per il momento va bene così. Centinaia? Sì. Tu feci suonando la divinità principale, perché se dopo tutta la mitologia italica e la mitologia romana infatti, minore, cioè, allucinante, sono centinaia di divinità. Sì. Ma anzi trattata con disprezzo, Ercole o Eracle, perché questo? Perché il mio vedere nei suoi confronti era offuscato. Per me Ercole rappresentava l'uomo forte, il macho, e non riuscivo ad andare oltre a questa visione. Il problema nella percezione della stregoneria è che non si è distaccati dal mondo, non si guarda il mondo come dei giudici che emettono il loro verdetto, ma si è nel mondo attori e protagonisti della vita. Questo significa che finché guardavo le linee di tensione del mondo, non guardavo le linee di tensione degli esseri umani e non vedevo contemporaneamente le linee di tensione del mondo e quelle della specie dei singoli esseri che affrontavano la vita per trasformarsi in dei, magari lottando contro Era stessa e con quant'altri dei li circondavano. Mi fu più facile vedere l'Ercole in ogni essere figlio di Era, dopo che ho colto la tensione di Apollo. Solo che Apollo è già figlio di quelli che noi siamo abituati a considerare dei e pertanto si presenta all'Olimpo già compiuto in se stesso. Ercole deve guadagnarsi la ricompensa attraverso tutte le sfide della vita, esattamente come gli esseri figli dell'essere natura. L'essere natura pone ostacoli. Era tenta di impedire ad Ercole l'arrivo all'Olimpo, solo che quando Ercole arriva all'Olimpo non deve tendere nessun arco, perché Era gli si fa incontro e gli offre la giovinezza. Ebbe,
Il corpo di sola energia vitale, partorito dalla morte del corpo fisico, qualcuno ha raccontato che può ancora morire o dissolversi nel proseguire delle sfide che portano all'infinito dei mutamenti. Qualcun altro ha detto che superata la fase del corpo fisico e partorito dal corpo luminoso, proseguendo le sfide nell'infinito, si verificano crescite, contrazioni e sedimentazioni con coscienze più grandi, ma non c'è dissoluzione. In ogni caso non c'è vecchiaia. Così Ercole è l'essere umano che dà salto al cielo della conoscenza e della consapevolezza, affrontando la vita fisica con impegno e compassione. Ercole è indifferentemente maschio, femmina o gay. Non si qualifica per il sesso, ma per la sua passione per la vita. Così quando evochiamo Ercole, evochiamo il coraggio. Questo fa questino orfico. Ora che avete letto il mio commento, provate a leggere questino orfico, leggendolo tutto d'un fiato. Ma mentre lo leggete, non pensate ad Ercole come un dio esterno a voi. Pensate a voi stessi come Ercole. Pensate alle fatiche che avete fatto, alle vostre passioni, a quella volta che era difficile eppure ce l'avete fatta, al vostro desiderio d'amore, ai vostri sogni che disegnano il futuro che voi immaginate. Ognuno di voi è un Ercole e quest'inno lo cantate per voi stessi, per alimentare il coraggio nel vostro cuore, la giustizia nel vostro pensiero, il piacere nei vostri sensi e la vostra volontà sulla bocca del vostro stomaco, affinché vi insegni a chiudere i vostri pugni e ad affrontare al meglio la vita di tutti i giorni. Provate a rileggerlo quest'inno, con questo pensiero e con questo intento. Eracle, d'animo vigoroso, di grande forza, prode titano, dalle mani potenti indomito, ricco di fatiche gagliardi, dalle forme cangianti, padre del tempo, eterno e benevolo, indicibile, d'animo selvaggio, molto pregato, onnipotente, che hai un cuore che tutto vince, grande forza, arciere, indovino, che tutto divori, di tutto generatore, fra tutti supremo, di tutti soccorritore, che per i mortali hai dato la caccia e posto fine alle specie feroci, desiderando la pace che nutre i giovani, splendidamente onorata, che da te stesso nasce, infaticabile, il miglior germoglio della terra, lampeggiante di scaglie primigenie, Paion, di grande nome, che intorno al capo porti l'aurora e la notte e la nera notte, passando attraverso 12 lotte da oriente ad occidente, immortale, esperto, infinito, incrollabile. Vieni beato cercando tutti i sollievi alle malattie, scaccia le malvagie sciagure agitando il ramo nella mano e manda via le chiare penose con velenose frecce alate. Se questo inno si cala in voi, non potete più vedere il mondo con gli stessi occhi, ma con quelli del Dio che cresce dentro di voi e dentro voi stessi, voi sentirete quella libertà come un Ercole. Devo aver fatto un grandissimo casino con i microfoni e con il mixer. Oh, purtroppo succede, capita. Comunque no, non ci sarà sui CD perché verrà provveduto a fare i tagli necessari. Oh, mi spiace, ragazzi, può capitare, insomma, dai. Sì, beh, nessun problema, casomai se vuoi fare il commento puoi sempre rifarlo. Perché i microfoni sono aperti, sì, tutti e due? Sì, sì, sono perfetti adesso. Se vuoi rifare il commento? No, quello che a noi ci interessava era far capire Ercole, no? Cioè nel senso che riuscire a far capire come in realtà Ercole sia ciò che noi siamo, cioè ognuno di noi, è ognuno di noi che è un Ercole, che affronta la vita e che fa in modo di costruire se stesso, e le sue fatiche sono tutte quelle azioni, tutte quelle scelte che noi facciamo nella nostra vita. Chiaramente non sono scelte assolute, sono scelte nell'ambito di quello che noi siamo, cioè di quello che noi affrontiamo, anche perché alcune scelte sono già state fatte in passato, cioè noi abbiamo due gambe e due braccia perché alcune scelte sono state fatte, per cui chiaramente le nostre scelte sono nell'ambito della continuità, nell'ambito della libertà dell'uomo. Però è importante sapere che noi dobbiamo scegliere, cioè noi dobbiamo affrontare la vita, con tutti i nostri peri, con tutti i nostri casini dobbiamo comunque affrontare, e questo è il nostro essere Ercole, e questo è il nostro presentarci a Olimpo. Una cosa che è completamente diversa da quello che è le religioni rivelate, che invece assoggettano l'uomo, cioè le religioni rivelate sono l'oppio dei popoli, cioè chi ha coniato questa frase, come religione conosceva solo le religioni rivelate e basta, non conosceva nessun altro. Dato non è venire dalla comunità ebraica, non è che forse non è che avesse, una grande, certo, esperienza religiosa, insomma. Certo. Vuole fare discorsi appunto di tipo razziale o di tipo religioso, cioè il monoteismo è sempre una brutta piega.
No, va pure avanti. No, io lascerei a te adesso, perché no, abbiamo fatto sia Pan che siccome Pan sarebbe lungo, lunghissimo, vediamo cosa potremmo accennare. Io vorrei partire dal discorso di Eracle. Allora, io diciamo che leggo Eracle con gli Omerici e cercheremo di dare la profondità, nel senso che di solito le poesie vengono viste dalle persone come qualcosa di molto stringato, insignificante. Invece la caratteristica di tutti quanti gli inni omerici o di tutti quanti gli inni che non si rifanno al cristianesimo o al monoteismo sono sempre delle dimensioni profondissime di comprensione. Certo che abituati alle cazzate, al contenuto insignificante della Bibbia, molte cose volano via. Allora, io comincerei con i primi versi degli inni omerici, appunto con l'inno a Eracle. Omero dice: Eracle, figlio di Zeus, canterò, di immortali il più forte, il più grande, che a Tebe, dove belle si intrecciano danze, generò. Allora, cosa significa questo? Cioè, nel senso che in questo caso, il caso di Eracle, lui pone già l'autore e dice: è nato a Tebe. E cos'è la caratteristica di Tebe? Dove belle danze si intrecciano. Cioè, nel senso, non dove la gente sta in venerazione, adora Zeus lì, in ginocchio prega Dio, gli chiede qualcosa, ma si dà da fare, è capace di organizzarsi, è capace, perché parla di danze, le danze sono qualcosa di espressione sia di individuale che collettivo, ma significa che le persone danno il massimo attenzione, il massimo sforzo, la massima energia per se stesse e cercano di creare una danza che sia bella insieme agli altri, e di conseguenza riescono a darsi un'armonia, riescono a darsi un qualcosa che gli appartiene, perché poi la capacità di danzare non appartiene a una grazia, a un miracolo o a un regalo, appartiene alla volontà, allo sforzo, all'abilità, alla volontà del danzatore. Ricordiamo che danzare è farsi musa, cioè la musa della danza. E difatti Zeus non sceglie un'altra città in cui stanno in venerazione come fanno i monoteisti, sceglie una città che è capace di produrre danze. E lì nasce Eracle. Ma andando avanti, Omero dice anche un'altra cosa che è fondamentale. Eracle, errando sulla terra infinita e sul mare, per mandato del re Euristeo, molte cose, tremendo egli stesso però, molte sofferse. E ora, un'altra cosa significativa è che l'ordine di agire non gli viene da un dio, non gli viene da un comandamento, non gli viene da una rivelazione, ma gli viene da un uomo, gli viene dalla capacità del singolo, gli viene dalla realtà umana in cui lui vive, in cui partecipa, gli arriva dal re della sua città. Lui sceglie, non è comandato, non è obbligato, lui accetta, potrebbe anche rifiutare, fa una scelta, la compie lui, non ha una condanna o un'ammirazione del re. E soprattutto lui compie il suo percorso. E le cose che fa, si rende conto di commettere degli errori, perché lo stesso Mero dice, fa molte cose tremendi e lo stesso però. Cioè, nel senso che l'operare dell'uomo e di un eroe non sempre è corretto, è bello, è apprezzabile, non sempre lo si può lasciar correre, non sempre è il migliore. Non sempre è da prendere a modello. Esatto. Molto sofferse, ma soffrire significa soprattutto o agire fisicamente e rendersi conto del proprio impegno, ma soffrire significa anche rendersi conto dei propri errori, significa rendersi conto delle cose non fatte correttamente. E le tensioni anche verso le cose da fare, cioè il trasporto. Sì, ma allora il soffrire non viene fatto per un qualcosa, per un al di là, viene fatto per qualcosa di concreto. E soprattutto lui opera, lui agisce, lui commette degli errori, lui vive, lui si fa delle esperienze e lui compie un suo percorso. Compie un percorso e lo fa non con l'aiuto di un dono divino, di una consacrazione, ma lo fa perché ha la capacità fisica, ha la capacità mentale, ha la volontà, ha la possibilità, ha coltivato se stesso, ha educato se stesso, ha avuto autodisciplina, ha osservato il mondo, ha compreso i racconti della comunità in cui viveva, ha capito quali erano i problemi in cui viveva, si è reso conto di cosa nuoceva l'esistenza degli uomini e cosa non nuoceva, e lui compie, fa delle azioni. Sarebbe quasi da ricollegarsi con il canto che tu dici, fa sono io che vi do libertà, ma significa che vi do la libertà, non è un regalo, è qualcosa che voi dovete vivere, a cui dovete partecipare, che una volta che è data, non è data per sempre, rimane se voi siete capaci di agire, se siete capaci di vivere con quella qualità. Però alla fine, nonostante gli errori che lui commette, tremende, cioè molte cose tremende, lo stesso però dice il poeta, adesso nella bella dimora di Olimpo nevoso vive felice.
Cioè, significa che soltanto vivendo, compiendo anche degli errori, essendo capace di agire, alla fine conquista quello che è la sua divinità, alla fine vive nell'Olimpo, non c'è un'ascensione, la mano di Dio che lo coglie su a terra e dice vabbè dai, se mi è stato così devoto che ti regalo il paradiso. Cioè, solo il suo agire, solo la sua vita alla fine le fa conquistare l'Olimpo. Non ha la grazia, non ha la benedizione, non ha la consacrazione, non ha il perdono, non ha l'ascensione di Maria al cielo. Ha solo il suo agire, ha solo la sua vita, ha i suoi errori, le sue capacità, le cose molte che ha fatto, e solo questo agire, solo il vivere in questa maniera gli dà la possibilità di accedere all'Olimpo. Non ha un giudizio finale. Non ha la pagellina spirituale in cui dice va bene, religione se è andato così, vabbè, chiudiamo un occhio, cioè solo la sua qualità, solo l'essere conscio di aver fatto quello che lui poteva e quello che lui voleva gli è sufficiente per entrare nell'Olimpo degli dèi. E nessuna divinità pone mai un problema verso Eracle per quello che ha fatto, perché si rende conto che Eracle ha vissuto al massimo, che ha compiuto uno sforzo enorme, che ha agito in molte cose, che ha fatto molte cose, che poi servivano agli uomini. Esatto. Ma nessuno va a dare una valutazione di merito o di quantità del suo agire, del suo operato. Troveremo sempre qualcosa per sputtanare qualcuno, se vogliamo sputtanare qualcuno, ma la vita è un insieme e dobbiamo valutare l'insieme della vita. E poi non siamo noi che lo valutano, ma è la vita stessa che valuta i pro e i contro di ciò che uno fa e ciò che uno agisce. Sì, ma poi c'è sempre la frase finale appunto dell'inno omerico che dice fa ed ebe, che ha belle caviglie e sua sposa. Cioè, non è un... Ora, a parte che su le mie caviglie sarebbe tutto un discorso simbolico da fare che poi potremmo cercare di fare, ma dice fa ed ebe, è la sua sposa. Ma cosa significa che ebe, che è la giovinezza della sua sposa? Significa che è stato capace di trarre una relazione, un rapporto, e riesce a mantenerlo col divino. Cioè che non è un dato acquisito in cui è obbligato la cosa, cioè è stato capace di dare, di ricevere, di percepire, di entrare in contatto con la divinità e vive con la divinità. Il fatto che sia sua sposa significa che è riuscito a creare un rapporto, significa che poi nel rapporto sono paritari. Ma cosa gli dà questa capacità? Il fatto che lui riesce a mantenere un rapporto. Come è riuscito a mantenere un rapporto con la vita, con l'esistenza, come è stato capace di agire nella realtà. Ha una capacità, per questo, di agire anche dal livello divino. Cioè, lui è sposo di una divinità. Nessuno si pone il problema del fatto che una divinità sia sposa di un uomo o che nasce in una città, va bene anche se il suo padre è Zeus. Significa che suo padre è Zeus, lui ha la possibilità di tutti gli umani di diventare divini e che tutti i divini sono umani alla fine, perché Zeus non manda lo spirito di Dio a concepire, va di persona, deve agire, deve comportarsi come un uomo, deve avere capacità di seduzione verso appunto la madre di Eracle, deve essere come gli altri uomini capace di seduzione, e alla fine suo figlio, che è uomo e divino, ha la capacità di seduzione e di congiunzione col divino. Ma significa che il divino è sempre con noi, significa che noi siamo sempre delle divinità, significa che noi possiamo anche accantonarle, ma siamo noi che rinunciamo, che perdiamo questa caratteristica, siamo noi che facciamo delle scelte e rinunciamo a diventare delle divinità, siamo noi che rinunciamo a concepire la dimensione del nostro essere divino, siamo noi che ci mettiamo in ginocchio. D'altronde, facendo una battuta, Omero dice fa ha delle belle caviglie, significa che è poggiato su dei piedi, significa che è capace di stare in piedi, non dice che ha delle belle ginocchia per stare genuflessa in preghiera. Le caviglie sono un indice anche per correre, per esistere, significa anche di attaccamento alla terra. Esatto. Cioè significa che puoi poggiare il terreno, e questo ci va a riconnettere anche con Pan, cioè certo. Nel senso che adesso appunto Eracle per me è stato abbastanza, cioè non sarebbe mai finito di accennare a Eracle, ma traiamo questa congiunzione tra Eracle, il fatto che Eracle sposa Ebe, di Ebe si dice, a parte che è la giovinezza, Omero dice fa ha delle belle caviglie. Dalla parte abbiamo Pan, e Pan, una delle caratteristiche fondamentali è quello di avere degli zoccoli, cioè quello di riuscire a marchiare il terreno, quello di camminare più forte e soprattutto di lasciare segno del suo percorso, perché avere degli zoccoli significa imprimere la terra. Quanta paura che faceva Pan ai cristiani, eh? Beh, l'hanno utilizzato appunto per il discorso appunto del corpo. Ma poi Pan ha un'altra caratteristica fondamentale che alcuni hanno rilevato. Pan è anche il dio che concepisce una sessualità non procreativa, cioè nel senso che esatto, è il dio della masturbazione appunto per molti autori, ma il fatto che si attribuisca a questo non è un discorso onanistico come farebbe la Bibbia, significa
che uno dispone come vuole della propria sessualità, esatto. Cioè che uno è libero di utilizzarla come vuole. Non è come il monoteismo che l'unico scopo della sessualità è la procreazione, e che se il tuo sperma va da qualche parte commetti peccato e sono cose gravissime. Significa che ognuno possiede, dispone e fa quello che vuole della propria sessualità, ma se fa quello che vuole della propria sessualità lo fa anche della propria esistenza, esatto. Cioè se sempre te che scegli, se sempre te che agisci, Pan agisce in base al suo istinto, alla sua volontà, alla sua passione, ma non è schiavo, è capace di trasformarlo, perché tutti quanti ci raccontano le poesie con Pan che insegue le ninfe, benissimo, ma Pan non si ferma a questo. Quando lui non raggiunge l'obiettivo, famoso appunto è il racconto di Pan che insegue la ninfa Seringa, e la ninfa Seringa non si può sottrarre alla volontà del Dio, si trasforma in canne, e da questa esperienza Pan ne trae la capacità non di dire cavolo mi è sfuggita, ha avuto la capacità, no, da questa situazione lui va a elaborare il flauto di Pan, fatto appunto con... Ma significa che di fronte a ogni esperienza non devi darti per sconfitto, darti per abbandonato, per fallito, ma devi sapere trasformare quello che hai ottenuto da quell'esperienza, esatto. Se lo trasformare in qualcosa. E lui da quello genera la musica, cioè nel senso, sì, non ho avuto la mia soddisfazione del tipo nel campo della ninfa, benissimo, con quello che la ninfa si è trasformato io ottengo un qualcos'altro che dà allietamento al mio tempo, al mio vivere, e dà allietamento agli altri, perché è la musica. Di conseguenza anche questo è un'indicazione, cioè dice cavolo, è un dio e ha fallito, non è riuscito a conquistare la ninfa è stata più brava, ma non si pone un discorso di bravura, si pone sempre una capacità di scegliere le azioni, perché la ninfa poteva anche non sottrarsi, ha fatto una scelta di volontà, alcuni, e si è sottratta alla volontà del Dio. Alcuni radioascoltatori non hanno ancora capito cosa noi intendiamo per dei. Perché? Perché hanno nella testa l'onnipotente, l'onnipresente, che gli hanno inculcato fin da bambini. Ora il termine Dio, il termine dei, loro lo identificano sempre con questo sentore di onnipotenza, di creatori, di magia che magari hanno visto fare, tipo il fermati vento, fabbrico l'uomo, cioè tutte queste cazzate qua, no? Che non ha nessun senso se non nella fantasia malata, insomma, fantasia abietta, che però è talmente penetrato all'interno delle persone, no? Dei bambini, che non si riesce a vedere il mondo in maniera diversa. Gli dei del paganesimo politeista sono dei dei che si stanno costruendo, per cui hanno le loro azioni, le loro strategie, i loro piaceri, le loro disgrazie, qualche volta sono anche figli di buona donna, qualche volta sono grandiosi, sono enormi, sono l'intero cosmo in cui noi viviamo. Però noi non andremo mai a un Dio a metterci in ginocchio davanti e a pregarlo, a supplicarlo. Diciamo, oh Coco, dammi una mano, che ho intenzione di fare questa operazione, io voglio vivere, io voglio affrontare al meglio la mia vita. E quando il Dio arriva, noi pagani politeisti gli diamo una bella pacca sulla spalla e diciamo grazie che sei venuto a darmi una mano. Cioè, e questo deve favorire sia il Dio, deve favorire sia uno di noi, perché non c'è un atteggiamento di sottomissione fra gli dèi del paganesimo e quello che siamo noi, anche perché ogni essere che determina se stesso è un Dio, per cui pur ammirando, pur ringraziando, pur avere l'animo fuori rispetto all'intero mondo, che è un mondo di dèi che si trasformano, noi non siamo in ginocchio davanti a loro. Sappiamo che all'interno di questo mondo noi abbiamo il nostro ruolo, cioè abbiamo la pratica della nostra libertà. Chiaramente la pratica della nostra libertà è ciò che siamo, cioè ciò che la nostra specie ha voluto e ciò che noi siamo in grado di fare. Non è una cosa assoluta, però noi liberiamo ostacolo per ostacolo nel corso della nostra esistenza e liberiamo dentro di noi la percezione del mondo, per cui sia l'uno che l'altro lavora insieme. Ma noi con gli dèi diamo una pacca sulla spalla, cioè, esatto. Noi gli dèi li chiamiamo per nome. E li mandiamo anche a quel paese quando ci rompono le scatole, quando sono troppo insistenti. Perché non pensiate che gli dèi non siano insistenti, sono sì insistenti. Provate voi con un gatto abituato a dargli a mangiare, poi un giorno decidete di non dargli più, adesso non vi dà un paio di zampate. Cioè, gli dèi sono effettivamente insistenti. E noi ci accordiamo, soggettiviamo una parte, però non ci siamo assoggettati. L'assoggettamento appartiene alle religioni rivelate, all'oppio dei popoli. Quello è l'oppio dei popoli, è l'assoggettamento. Ma noi non abbiamo questo tipo di atteggiamento, però abbiamo ammirazione, abbiamo piacere, abbiamo il desiderio, abbiamo lo stare bene, abbiamo la gioia della vita, abbiamo una necessità della vita.
ma Zeus gli diamo una paga sulla spalla, cioè, tanto per essere chiaro, che dopo qualcuno voglia vedere le immagini dell'impero romano dove gli altri ci marciano tutti bei schierati e dice quelli sono religiose, no, queste sono immagini civili. Indubbiamente c'era anche il tentativo di usare le forme religiose per avere il potere, per avere certi controlli all'interno dello Stato, all'interno delle operazioni politiche, sicuramente c'era, ma era, questo sì era manifestazione degli uomini, non manifestazione del Dio. Mentre invece nel cristianesimo è manifestazione del Dio e gli uomini soggettivano. Francesco, scusa sì. Monologo, ma ogni tanto... No, ma non sono nessun problema. Tornando sul discorso di Pan, io vorrei anche dare un attimino, proseguire sul discorso sempre con l'inno omerico a Pan. Allora, partendo dalla prima fase, Omero dice, fa, Musa, tu dimmi del filo di dietro di Hermes. Cioè, il fatto stesso che un poeta chiede a una musa di parlare del filo di Hermes è abbastanza significativo. Cioè, implica che non esiste una verità unica. Implica che tutti sono capaci di comunicare il divino e tutti sono capaci di partecipare al divino, perché provate a pensare, Omero dice una sola frase nel primo verso della sua, del suo inno, dice fa, ma è figlio di Hermes, il messaggero degli dei, però anche tu Musa sei capace di comunicarmi e parlarne del suo figlio, e dice, e lo racconti a me. Ma questo significa che tutti quanti hanno validità nella capacità di interpretazione del mondo, cioè significa che l'interpretazione del mondo, il racconto del mondo, la poesia del mondo non è unica, ed ognuno è capace di partecipare alla divinità, che ognuno è divino, e che soprattutto il fatto che una sia una musa non è inferiore al Dio stesso, che è figlio del messaggero degli dei. E il poeta dice, mi rivolgo a te Musa, non mi rivolgo a Hermes, suo padre, non mi rivolgo direttamente a Pan, anche tu mi puoi raccontare questo. Allora, seconda strofa che potremmo anche andare a interpretare con più con profondità, dice fa, del piede di capra, bicorni, di strepiti amanti. Cioè, dà una connotazione fisica di Pan che dice dei piedi di capra, bicorni, cioè nel senso che dal punto di vista estetico non è bellissimo. Però aggiunge, fa che amanti di strepiti, ma gli strepiti li fanno soltanto vivendo in comunità, vivendo in villaggio, vivendo assieme agli altri. Cioè, il Dio non si sottrae perché è brutto, perché effettivamente i cristiani hanno utilizzato il corpo di Pan per dare un corpo al diavolo a cui mancava l'immagine. Ma Pan è amante di strepiti, cioè significa che vive dove c'è la vita, che ama osservare a questo. E poi questo significa chiaramente che lui si pone in ascolto, non è lui che genera la parola, che genera solo il rumore, ma che ama gli strepiti e che di conseguenza è capace di sentire anche questo. Perché d'altronde Pan è il dio del flauto? Il flauto non si suona solo per se stessi, è anche una forma diversa di comunicazione in cui si richiamano le persone per una comunicazione che non è soltanto verbale, ma che è sonora, che tocca degli animi profondi. E difatti Pan usa anche il flauto. Allora implica che le possibilità di congiunzione con il divino, del contatto con il divino, sono molteplici, non sono uniche, ma non esiste una sola via, non esiste una sola possibilità. E tutte le divinità hanno sempre un infiniti legami che danno questa possibilità. E poi, sempre Omero aggiunge, fa, per valli alberate è solito errare con ninfe danzanti. Cioè, noi abbiamo sempre nel monoteismo, soprattutto quello cristiano, il racconto del deserto, di un Gesù Cristo criminale che si ritira 40 giorni nel deserto per meditare, abbiamo sempre tutti gli inviti del monoteismo a fare deserto, e questo Dio ama camminare, ma non ama camminare nel deserto, ama camminare nelle valli alberate, e il suo errare, il suo camminare, il suo percorrere il mondo lo fa con ninfe danzanti, cioè nel senso che lui si rende conto, pur essendo un Dio che potrebbe essere autosufficiente, indipendente dal punto di vista cristiano, ha bisogno di questa compagnia, ha bisogno che le ninfe facciano qualcosa, ma le ninfe danzano per se stesse, non danzano in venerazione al Dio, cioè la loro natura è quella danzante, ma danzare significa movimento, danzare significa vincere il corso statico, significa creare delle nuove forme visive, significa anche richiamare l'attenzione. E noi possiamo immaginare questo Dio che percorre delle valli alberate con delle ninfe danzanti, ma significa che anche noi dobbiamo percorrere non le valli delle lacrime del monoteismo, ma dobbiamo percorrere l'esistenza, la vita in maniera allegra, e non dobbiamo cercare la solitudine o l'isolamento, ma dobbiamo cercare la compagnia, ma non dobbiamo cercare chi
si va a fare la venerazione o la sottomissione, ma chi è capace di essere indipendente e di generare bellezza. Ma generare bellezza non è solo un aspetto fisico, perché Pan dal punto di vista fisico non ha quei canoni estetici che noi possono piacere, significa essere capaci di produrre materialmente e dal punto di vista del comportamento qualcosa di fondamentale. Un'altra cosa che è sempre fondamentale, che appunto Pan dice, che lui vaga anche per boscagli intricati, cioè nel senso, il fatto che ponga questa immagine, che per qualcuno dice vabbè, boscaglie intricate cosa vuol dire, ma che dice valli alberati e boscaglie intricate, significa che lui si rende conto che agisce in qualcosa che lo attira, che lo tocca, che lo vede, che lo obbliga anche a osservare il mondo, perché in un deserto non trovi niente, non inciampi niente e non cozzi contro niente. Nella vita trovi sempre un qualcosa, e questo qualcosa non è negativo. Anche la nostra testa in cui noi agiamo può essere trasformata in deserto, oppure può essere una valle alberata, oppure può essere una boscaglia intricata. Riflettiamoci. Sì, ma vedi, e dopo, proseguendo sempre con l'innumerico, Pan dice, fa: ora lo attraggano i rivi sonori, ora, salito per irti di rupi, siede e contempla dall'alto le greggi. Va bene, vive, Pan è il dio nella mitologia, dio dell'Arcadia, perciò è il dio principale dal punto di vista pastorale. Però cosa significa questo fatto? Che lui compie uno sforzo per contemplare quello che riescono a fare gli uomini, cioè che riescono a levare delle greggi, sale in cima al monte, ma non per dominare, ma per osservare il mondo, per averne immagini dal mondo. Per avere il piacere dal mondo. Cioè, significa che il mondo, lui è un dio, che bisogno ha il dio di contemplare il mondo, direbbero i monoteisti, può anche cancellarlo col diluvio universale. Cioè, vola sopra una nuvola e dice, va che cavolata di roba. Lui, come dio, non può dire volo, mi faccio portare degli angeli in volo in cima a qualcosa, deve percorrere la salita alla montagna, cioè deve compiere lo sforzo che farebbero anche gli uomini. E significa che come un uomo può arrivare in cima alla montagna e contemplare il mondo, contemplare il paesaggio, lo deve fare anche la divinità. Ma allora, se questo lo può fare un uomo e se lo può fare un dio, che differenza esiste tra l'uomo e una divinità? Non esiste nessuna differenza. Questo significa, appunto, che tra l'altro la divinità ama le stesse cose che amano gli uomini. E se amiamo le stesse cose vuol dire che abbiamo la stessa natura, che abbiamo la stessa sensibilità. Non avremo mai un diluvio universale, allora? Sì, questo ce lo vengono sempre appunto a raccontare loro. Ma poi, tra l'altro, cioè, Pan viene anche dipinto come un dio amante della caccia. Ma la caccia cos'è, la cosa più fondamentale? Cioè, non vediamo sempre quell'aspetto sanguinario, ma la caccia implica anche la capacità di ricercarsi il proprio alimento. Sì, ma non siamo mica in Italia nel 2002, sì. La caccia era necessaria. Sì, cioè, ma questo, cioè, siccome vengono sempre tracciate, certo. Ma la caccia implica che il tuo alimento, non hai la manna dal cielo, esatto. Non hai un dio che provvede a te e tu stai lì ebete beota aspettare che ti mandi giù la pagnotta dal cielo, c'è la manna. Cioè, anche il dio ha la necessità fisica di alimentarsi, ha bisogno che essere lui conquistarsi. Sarebbe molto più semplice che ordina agli uomini: portatemi qualcuno, sgozzatemelo. Questo non lo pensa, cioè lui non fa compiere questo gesto della caccia agli altri, esatto. Lo deve compiere lui. Cioè, certo che poi noi ci presentano sempre tutti gli inni antichi, ci li presentano sempre come quello di poco profondo, ma se noi li andiamo a leggere con un'interpretazione non monoteistica, acquista ogni parola, acquista un significato, acquista veramente uno squarcio su mondi diversi, e questo veramente che è fondamentale. Ma poi una cosa che, e qui il clino omerico a Pan è molto lungo e si potrebbe aggiungere molte cose, ma una cosa che dice ancora Omero, dice, fa: il dio conduce la danza coperto il dorso con pelle fulvigna di lince. Ma allora il dio danza anche lui, partecipa alla danza con gli altri, è un attore assieme ad altri attori, è un danzante assieme ad altri danzanti, e soprattutto anche il dio si trasforma, cioè non gli basta essere un dio per presentarsi, per partecipare alla danza prende una pelle di lince. E cosa significa? Che anche tutti gli elementi che appartengono al mondo servono agli dei del paganesimo,
per trasformarsi e gli permettono di partecipare alla danza e devono manifestare le cose. Non è sufficiente solo l'aspetto del Dio per dire io posso partecipare, anch'io mi trasformo come voi vi trasformate, io modifico la mia immagine perché utilizzo una pelle di lince. E questo è anche un segnale che è importante, che è fondamentale da comprendere, cioè nel senso che anche gli dèi agiscono come noi agiamo, e se gli dèi trasformano se stessi, trasformano la loro immagine, ma che quando mai ha avuto bisogno di trasformare la propria immagine il Dio dei cristiani al Dio dei monoteisti? Mai. Quando mai un Dio dei monoteisti ha avuto la capacità di scendere e di danzare assieme agli uomini? Il Dio dei monoteisti ha avuto solo la capacità di chiamare quello stupido di Mosè in cima, di caricarlo di pietrame e dire queste sono le tavole della legge e vai giù e dare in testa a quei scemi che ti seguono. Cioè, qui abbiamo un Dio che danza, che scende e non dice ammiratemi. Non dice perché io sono il Dio, sono il migliore, no, anch'io mi devo addoppare, anch'io devo rivestirmi di qualcosa e mi rivesto con qualcosa che anche voi potete utilizzare, che anche voi avete a disposizione. Non vi porto una cosa irraggiungibile, vi porto una pelle di lince che anche voi potete raggiungere. E anche voi, se siete capaci di trasformarvi, ma non perdendo la vostra natura, voi non dovete diventare dei santi, non dovete diventare degli asceti. Basta che avete la capacità di conquistarvi la pelle di lince, le indossate e il fatto di averla conquistata vi permette di danzare assieme a me. Cioè, certo che, torno a ripetere, purtroppo la scuola indica sempre in negativo queste poesie, vi vanno a dare delle interpretazioni di tipo filologico e sono sempre delle cose peggiori. E questo andrebbero letti, la Bibbia va letta sempre con sottomissione e in senso letterale. Gli inni, che siano merici, che siano orfici, non vanno mai letti in senso letterale, vanno sempre letti in chiave di possibilità di interpretazione di chi li legge. Cioè, non sono qualcosa di inviolabile, perché logicamente nessuno si preoccupa di cosa volesse dire Omero con i suoi inni orfici quando parlava di Eracle o di Pan, ma significa quello che è capace di trasmettere, cioè lui vuole trasmettere delle emozioni, vuole trasmettere dei messaggi ben, ben significativi. Se poi noi come lettori siamo incapaci di percepirli, è un problema. È un problema nostro. Significa che noi abbiamo preferito accettare i 10 comandamenti e qualcuno che per noi ce li impone. Il paganesimo non ha nulla da imporre e non ha nulla da convertire, perciò se uno non riconosce la propria natura non potrà mai comprendere la profondità di questi inni. Da quando siamo venuti qui in radio e da quando abbiamo cominciato anche i dibattiti abbiamo fatto uno sforzo immane, Francesco, per ottenere un solo risultato, cioè era cambiare il punto di vista dei radioascoltatori sul mondo.